Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e ci siamo qui su My Singing Monsters per allevare questi due mostri qui, signori. Oggi alleveremo lo Yol e lo Yol raro, signori. Lo Yol raro non so se riuscirò a portarvelo su YouTube entro 4 ore, si spera. Ok ragazzi, allora, la combinazione, diciamo, per allevare lo Yol è questa qui, adesso ve la mostrerò. Allora, la combinazione è questa. Si devono mettere insieme i Tampis e il Kongol. Zigbichi, mamma mia. Stiamo per bridarlo. Anzi no, cosa sto per fare? Cosa stavo per fare? Mamma mia. Comunque, accendiamo prima tutte le torce. Uno si è acceso. Ma sì dai raga, sono solo due tanto. Andiamo a rifare Tampis più Kongol e dovrebbe in teoria uscire. Andiamo a vedere se funziona veramente. Funzionato benissimo, vedo. Non uscirà sicuramente al primo tentativo, a meno che non avete quello 0,3 di possibilità. Però se siete fortunati ce la potete fare. E infatti ragazzi, l'abbiamo bridato al secondo tentativo. Anzi, non sono sicuro, ma potrebbe anche essere quello raro, perché hanno, mi pare, anche se scambiati, la stessa formula. Quindi acceleriamo ed è uscito quello raro. Io ora non so come dirvelo, però sono stato piuttosto fortunato. Non capita molto. Eccolo qui, Yol raro. Lo andiamo a mettere qua. E abbiamo lo Yol raro. Ci vogliono un giorno e 21 ore. Ora proveremo a bridare quello normale, che secondo me sarà la parte più difficile, perché mi esce solo quello raro. E ci è uscito un altro Tampis. Comunque ci sono poche probabilità ormai, perché visto che ho acceso tutte le torce, ho più probabilità di trovare quello raro che quello normale. E invece eccolo qui, è uscito lo Yol normale, 1 ora e 12 ore, signori. Quindi andiamo ad accelerare anche questo e ce l'abbiamo. Eccolo qui, signori, finalmente. Sono 3 anni che lo voglio allevare, solo che lo becco sempre al momento sbagliato dell'anno, non ce la faccio mai. Ora ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Adesso ho fatto questo video, che sarà uno degli ultimi che porterò su My Singing Monsters, perché io ve l'ho già detto in un po' di video fa che non lo voglio portare più questo gioco, però mi state praticamente scervellando questa storia. Quindi vi porto questi ultimi video, su richiesta anche. E poi fine, capito? Fine! Comunque, adesso ce li abbiamo tutti e due. Per farlo io, che avevo 250 gemme, ne ho usate 200. Quindi, con due tentativi falliti e due riusciti, quindi... Cioè, insomma, costano un po'. Comunque, nel prossimo video su questo fantomatico gioco di cui mi sta importando sempre di meno, vi porterò la guida a come bridare il Gjub, che, vabbè, non sapevo della sua esistenza fino all'altro giorno, e lo sbadigliastruzzo. Quindi vi porterò il loro breed, sperando che mi bastino le gemme, perché 59 non bastano sicuro, quindi porterò altre cose intanto. Prima di andarcene, grattare lo scratch, magari ci esce lo zuccaletro, che io ho quello normale, ma non ho quello, invece il panciotto ci uscì. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.